Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Shikoden 5 e dopo la scorsa volta che abbiamo fatto un bel episodio ciccioso di reclutamento, anche se in realtà abbiamo reclutato poco, ma abbiamo fatto un'altra piccola side quest interessante per avanzare il reclutamento delle nostre 108 stelle del destino. Oggi invece dobbiamo andare a Lord Lake, quindi oggi tutta trama. Oggi andremo avanti con la trama. Per cui usciamo da Lord Lake e, come ci è stato detto già da Kisara e da Raja, saremo più vicini. Wow! Would you look at that? Whoa, I've never seen real dragon horses before. Prince, come on over and take a look. Some amazing guys have come. Huh? The prince? Oh, you're the dragon cavalry soldiers. Aha, the prince. What a fortunate meeting. I'm Rahal of the Fatus Dragon Cavalry, and this is my partner, Flail. I'm Rug, and this here is Lance. We heard the Armus army was meddling in the battle in Northern Rainwall, so we came to investigate. Could you tell us what you know about it? As I see. Thank you for sharing that. I understand now. So he's been in secret communication with Armus, huh? Unforgivable. What was he thinking? Come on, Lance, let's go. Where are you going in such haste? To Rainwall to give Lord Barrows a big old thump on the head, that's where. But that would be foolish at a time like this. Besides, Lord Barrows is getting up there in years. He might keel over if you hit him, you know? Don't worry, I'll go easy on him. Look, just forget about it. You'll disgrace the Dragon Cavalry's name. All right, fine. Your Royal Highness, because of Lord Barrow's cover-up, I'm afraid we failed to detect the Armus invasion. We apologize for not fulfilling our duty. So that nothing like this ever happens again, we promise to dedicate ourselves to intel gathering and surveillance. And once again, thank you for sharing your story with us. Come on, Rug, we're leaving. Vostra Altezza, magari potessimo, mi piacerebbe davvero dare una bella lezione a Lord Godwin, anche più che a Lord Barrows. La Cavalleria del Drago del Phaedas protegge le terre e i fiumi di Falena, siamo una forza di difesa, perciò non possiamo immischiarci in conflitti interni, spero che comprendiate. Ora, se volete scusarci, buona fortuna principe, ci vediamo. Però, abbiamo già lanciato la prima battuta, quindi dovevamo fare questo. Allora, usciamo. E adesso possiamo andare a piedi, praticamente verso sud, e raggiungere Lord Lake. Eccoci qui, siamo a Lord Lake. Quindi, cosa facciamo? Ovviamente andiamo a parlare col capovillaggio. Vostra Altezza, anche noi abbiamo saputo la verità su Lord Barrows. È una cosa talmente disgustosa che non riesco nemmeno ad arrabbiarmi. Perché Lord Rover è dovuto morire? Perché abbiamo dovuto soffrire tanto? È stato tutto inutile. Non so davvero che dire. Dunque, cosa vi porta qui, Vostra Altezza? Siete venuti per dirci che è stata tutta colpa di Barrows e che ora dovremmo ringraziarvi in ginocchio. Volevamo solo vedere se potevamo fare qualcosa per aiutarvi. Tutto qua. Scusatemi se vi sono sembrato troppo duro, ma in città troverete gente molto più amareggiata di me, Vostra Altezza. Abbiamo sofferto davvero tanto. E penso che dobbiate vedere con i vostri occhi tanta sofferenza, Altezza. Andiamo alla clinica della dottoressa Silva. Ho sentito, principe. Fin dall'inizio siamo stati solo un danno collaterale in qualche stupida lotta fra nobili. Maledizione, maledizione a tutto. Mi sembrava di avervi chiesto di non venire qua. No, dottoressa Silva, sono stato io a portarli qui.
Sua Altezza deve vedere in che stato si trova la nostra città. Talgale, se è una richiesta personale, allora va bene. Per fortuna siete vestito diversamente dall'ultima volta che siete venuto. I pazienti non vi riconosceranno. Tanto alcuni di loro non riescono nemmeno a vedere bene. Comunque, fate piano. Sì, dottoressa. Vi mostro l'infermeria. Acqua, non ci vedo, non respiro. Mamma. Alcuni soffrono di epatiti gravi per aver bevuto l'acqua contaminata. Altri sono stati colpiti da gravi insolazioni. Sono tutti denutriti. I pazienti non ci mancano mai. Senza una riserva di acqua potabile non posso fare niente. Posso solo provare ad alleviare il loro dolore. Non è facile fare il dottore in questa città. Pensa che potremo trasferire questa gente a Raftfleet? Lì c'è acqua in abbondanza. Credo di sì, ma sarebbe solo una soluzione temporanea. Dopo essere guarita a Raftfleet avrebbero la stessa sorte una volta tornati qui. E allora non potrebbero semplicemente trasferirsi a Raftfleet? Chi voleva lo ha già fatto molto tempo fa. A Lord Lake sono rimasti quelli che sentono di appartenere a questa città. Chiamano più di ogni altra cosa. Anche se gli dicessero di trasferirsi dove c'è acqua in abbondanza, rifiuterebbero. Ok. Prince, it looks like the only way to save this town is to somehow get the water to return. Hey! Hey, you guys! Oh, it's you. Hey, did you just say something about helping this town? Don't make me laugh! We would never even think of accepting help from you guys! What are you looking at? Whether you want help from us or not, the fact is, we want to help, we feel we should help, and so that's what we're gonna do. I don't understand. Why do you guys care so much? Whatever. If you really want to help that bad, go ahead. But there's just one thing. I'm gonna keep an eye on you. Make sure you do it right. I can't have you guys messing up everything, can I? Are you saying you want to come with us? Of course, that's what I'm saying. How am I supposed to keep an eye on you if I don't come with you? Accontentiamolo, tanto sarebbe venuto a prescindere. Principe, siete sicuro? Va bene allora. Toma, mi chiamo Toma. Toma, piacere di conoscerti, Toma. Il piacere non è mio. Ok. Andiamo a parlare anche con Goesh. Ma dimmi, cosa dovremmo fare? Ok, non credo che ora succeda. Ok, non mi dice nient'altro. Ok, a questo punto possiamo uscire e tornare a Raftfleet per comunicare qual è la situazione. Ed eccoci a Raftfleet. Ovviamente sto tagliando tutti i viaggi non necessari, cioè ci mancherebbe. Magari le prime volte sì, li faccio vedere per farvi anche sapere dove andare. Però una volta che già si sa dove andare, non c'è motivo di occupare spazio prezioso. L'editing video serve anche a questo. Allora, andiamo a parlare con Lucrezia e con Raja. In modo tale da escogitare un piano d'azione. Quindi abbiamo portato un rappresentante, in questo caso di Lord Lake, che sarebbe Toma, però vabbè. Ah, bentornato Vostra Altezza. Com'è andata a Lord Lake? Beh, non avremo la fiducia di Lord Lake finché non restituiremo agli abitanti l'acqua. Lo sapevo. L'unico modo per farlo è sistemare il problema della Fortezza dell'Odio. Sistemare il problema? E cosa vorreste fare? Eccolo qua. Oh, e chi sarebbe questo bel ragazzino? È di Lord Lake, si chiama Toma. Sono venuto per assicurarmi che aiuterete davvero Lord Lake.
capisco. Lieti di averti a bordo. È un piacere, Toma. Il piacere è... Aspettate un attimo, non è per niente un piacere. Ditemi un po', che avete intenzione di fare con quella stupida fortezza? Beh, vediamo. Quella è una delle fortezze della fazione di Godwin. Vi hanno disposto numerosi soldati. Finora, in tutte le battaglie, abbiamo difeso, quindi ci è andata bene, ma attaccare una fortezza è diverso. Dicono che per l'attacco ci voglia il triplo della forza usata per la difesa, ma è solo un vecchio cliché. Devo ammettere comunque che sarebbe molto difficile far cadere Hatred con i soldati che abbiamo adesso. Cosa? Già ti arrendi? Così come niente? Principe, andiamo a chiedere aiuto al villaggio dei castori. I castori? Ma sono stati loro a costruire quella stupida fortezza. In realtà sono stati minacciati e obbligati dai soldati dei Godwin a costruirla. Dato che sono stati loro a costruirla, potrebbero conoscerne i punti deboli. Già, ma quegli esserini pelosi vogliono essere lasciati in pace nel loro villaggetto peloso. Per prima cosa, a loro non piace combattere. Sarebbe un peccato coinvolgerli in altri problemi. Peggio per loro. Hanno lavorato per i Godwin e dicono che non gli piace combattere? Non ci credo. Li prenderò per i loro colli pelosi e gli farò sputare un po' di risposte. Toma, non saresti migliore dei Godwin. Ci serve il loro aiuto, quindi dobbiamo farlo in maniera pacifica. Che sciocchezza, non me ne importa niente di loro. Ah, principe, vi auguro buona fortuna nel trattare con i castori. E con lui. Ok. Quindi possiamo adesso andare al villaggio dei castori. Ma come facciamo ad andare? Ecco, aspettate un attimo. Pensavo a un piano che potrebbe funzionare. Però mi serviranno un paio di persone per darmi una mano. Posso avere Cius e lei? Certo, grazie Vostra Altezza. Bene, io mi occuperò delle solite cose. Buona fortuna con i castori, Vostra Altezza. Quindi Cius al momento ha lasciato la squadra. Quindi dovremmo portarci qualcun altro. Lucrezia, siamo onoratissimi di essere stati scelti personalmente da voi. Beh, è ora di darci una mossa. Vi andrebbe di farmi da scorta? Sapete benissimo che vi scorterei ovunque, mia signora. Se è qualcosa di pericoloso, basta che ci diciate cosa fare e ci pensiamo io e Cius. È molto carino da parte tua, Lelei. Ma dobbiamo incontrare una persona abbastanza... cocciuta e dar retta solo a me. Ho capito, signora. E qui ritorniamo a Solfalen. Now then, Princess, please enter. Be quiet! This is my castle, remember? I don't need a guide. Welcome. I've been waiting for you. La maestra di rune. Ma non ci siamo già visti al negozio delle rune? E allora, sei amica di questi tizi? No, mi hanno solo chiesto di fare un lavoretto per loro. Lavoretto? Esatto, è ora che voi indossiate la runa del sole, principessa. Cosa? Per quale perfido piano avete intenzione di usarmi stavolta? Niente, lo giuro. Lo sapete cosa farei se avessi la runa del sole? Voi avete ucciso papà e mamma, usare la runa del sole per ridurvi in cenere. Volete davvero essere ridotti in cenere? È un rischio che voglio correre. D'accordo, preparatevi a bruciare.
Maestra delle rune, fammela indossare, presto. Non devi rigidirti così, rilassati. Madre, dammi la forza. Proprio come pensavo, non ha funzionato. Già. Come? Perché non ha funzionato? Sembra che servino certi requisiti per indossare questa runa. Vuoi dire che non ho questi requisiti? Che c'è che non va in me? E perché non sono la regina? Stiamo ancora cercando di capirlo. Tu lo sapevi, vero? Sapevi che non avrei potuto indossare la runa del sole. Lo sapevi e mi hai fatto fare la figura della scema. Sei perverso. Ti sembra che ho tempo da perdere? Non lo sapevo con precisione, volevo solo assicurarmene. E se tu fossi riuscito a indossare la runa, ero disposto a essere ridotto in cenere. Come no? Ne ho abbastanza, me ne torno in camera. Scortate la principessa nella sua stanza. Sì, signore. Per oggi è tutto. C'è un altro lavoretto che dovresti fare per me. Ti farò sapere quando avrò di nuovo bisogno di te. Forse è giunto il momento. Ok, a questo punto dobbiamo andare a parlare un attimo con Raja, perché se non mi ricordo male adesso dovremmo raggiungere il villaggio dei castori, sì, ma dovremmo farlo per vie traverse, perché il villaggio dei castori è un po' particolare da raggiungere. Ecco, il villaggio dei castori si trova oltre il monte a sud del villaggio di Yeshuna. Puoi arrivarci in barca, ma poi dovrei proseguire a piedi. Ok, quindi adesso sappiamo dove andare. Quindi il villaggio di Yeshuna. È importante questo, perché se non sblocchiamo sto dialogo, non ricordo se Log e Luna avevano già la destinazione in barca. Quindi a questo punto però, sì, cambiamo membri del viaggio e mi porto Cornelio. Perché mi porto Cornelio? Perché in teoria in questa zona di gioco dovrebbe trovarsi un altro elfo Doremi, quindi lo potremmo catturare con Cornelio. Allora, adesso in teoria sì, possiamo andare direttamente al villaggio di Yeshuna, perché ora dovrebbe apparire tra i luoghi disponibili. Eccolo qua, esatto. Qua saltiamo ovviamente perché non mi interessa l'animazione. Oh, eccoci qua. Allora, iniziamo. Tattica, posizione, freccia, che non mi ricordo com'era. Ah, più 2 attacco. No, non voglio questa posizione. Preferisco questa in realtà, anche se mi dà solo 2 più 2 in attacco, sinceramente la preferisco. Ok. Madonna, ogni volta che vogliono la conferma, la riconferma, eccetera, eccetera, che palle. Allora, e qui ci sarebbero cose che si potrebbero comprare in realtà. Vabbè, non sprechiamo soldi, non sprechiamoli. A questo punto qua dovremmo incontrare uno dei castori. Questa è la locanda, credo che sia qui.
No, forse non era qua, effettivamente. No, no, credo di dover scendere tutto su. Vabbè, a sud c'è l'uscita del villaggio. Ah, qua ci sono anche le rune, in realtà. Le rune, oddio, cosa hanno qua come runa? Ah, vabbè, niente di interessante. Non avevo altre rune, vero? No, vabbè. Perché le ho già date tutte, praticamente, le rune. Allora, oggetti squadra. Ecco, sistemiamo. Ah no, qua c'era un forziere. Ok, pezzo di grande terra. Qua dovrebbe esserci. Qua c'è un altro forziere. Pezzo di ciclone. Dovrebbe esserci un castoro, perché se io sì posso uscire da lì, perché quella è l'uscita del villaggio, ma qua dovrebbe esserci il castoro. No, non usciamo un secondo, devo trovare il castoro. Però forse era Raft Fleet. Io mi ricordo che era qua, oddio. Ah, ecco, forse era questa l'altra. Eccola. Ok. Venite tutti. Venite a rilassarvi alla famosa locanda tricolore delle sorgenti calde, orgoglio del villaggio di Yashuna. Ok, Mirron, per oggi ho finito. Ah, quel bagno caldo è stato fantastico. Bene, bene, mi fa piacere. Ci vediamo domani, allora. Ci sono tanti riferimenti anche proprio a Shugoden 2 che proprio mi vengono spontanei. Mirron, facciamoci un bagno insieme. Oh, mi spiace. Non puoi, tesoro, non vedi che sto lavorando? Non può, tesoro, non vedi che sta lavorando? Lavorando? Sì, tesoro, scusa, Mirron. Non c'è di che, divertitevi. Salve, salve, andate avanti. Andate avanti e fate con comodo. La locanda tricolore delle sorgenti calde vi scalda le ossa. Però, come potete vedere, ovviamente non... al momento non possiamo fare nulla. Scusatemi, quello è riservato ai dipendenti, non ai clienti. Ok, a noi interessava soltanto sapere come si chiama. Sembra una cosa stupida, ma già anche sbloccare i dialoghi dove per l'appunto andiamo a conoscere il nome del personaggio che ci servirà a reclutare in futuro, è un grande passo avanti. È un grande passo avanti perché è come quando... si va a conoscere una persona, no? Quindi magari uno prima si conosce di vista e poi piano piano si crea la confidenza e si ci conosce vero e proprio. Ok, a questo punto bisogna andare solamente a sud per arrivare al villaggio dei castori. Non mi ricordo se prima c'era forse un'altra sezione, ma comunque bisogna andare sempre verso sud. Ok ragazzi, siamo arrivati al sentiero montano e c'è una grossa novità che nel frattempo vi devo far vedere, perché mentre stavo andando appunto verso questa direzione ho trovato il quarto pezzo della runa incremento. Ragazzi, la runa incremento su Shugoden 5 è una delle rune più forti ma pericolose che si possano utilizzare nel gioco. Perché? La runa incremento cosa ci consente di fare? Genera l'effetto dello stato incremento, ovvero ci consente praticamente di portare tutte le nostre statistiche alle stelle, moltiplicate di non so quanto, solo che dopo 3 turni il nostro personaggio scenderà automaticamente a un PS, quindi scenderà automaticamente a un punto vita, a un punto salute.
questo è praticamente lo stesso effetto che i diciamo guerrieri dell'ombra, o comunque gli assassini, no? Della porta dell'ombra, come li abbiamo chiamati fino a poco fa, utilizzano. Quindi è quello il loro segreto, diventare fortissimi per qualche turno per poi scaricarsi tutto in una volta. E averlo ottenuto adesso è un grandissimo vantaggio da alcuni punti di vista, però bisogna fare attenzione. Per me è un vantaggio perché avrò Leon, che comunque mi coprirà l'80% delle volte quando io scenderò a un PS, ma se tutto va bene io non ci scenderò mai, perché adesso potremo letteralmente obliterare tutti i nemici presenti all'interno del gioco. E ancora ne ho soltanto una. Andremo a farmarne altre poi verso la fine del gioco, ma per ora va benissimo così. Allora, Sentiero Montano. Sentiero Montano è una zona particolare, perché qui possiamo incontrare l'altro elfo. Quindi, ora, se non lo incontriamo, ovviamente andrò avanti con i combattimenti, ma... cioè farò i tagli ovviamente. Ora vi sto facendo vedere anche perché voglio farvi vedere l'effetto dell'incremento. E guardate che cosa succede. Guardate quanti danni. E niente, Kyle ha deciso di fare tutto da sé. Comunque, volevo farvi vedere i danni con la runa incremento, ma ve lo farò vedere poi. E dobbiamo fare praticamente tutto il sentiero montano. E una volta fatto tutto il sentiero montano arriveremo al villaggio dei castori. Se non trovo l'elfo, perché comunque ora vi sto facendo vedere così, se... Eccolo qua, trovato. Perfetto, quindi... Beh, ve lo volevo fare vedere proprio in diretta. Quindi possiamo tranquillamente fare così. Ve lo volevo far vedere così. Quindi abbiamo avuto fortuna che è spuntato praticamente subito. Però questa è un'altra location per ottenere un altro degli elfi Doremi. Ok, catturato. Bene, una volta ottenuto anche l'altro elfo, possiamo andare al villaggio dei castori. È sempre meglio ottimizzare le proprie risorse, no? Quindi allora continuiamo. Il nostro percorso, che dovremmo essere quasi arrivati ormai, Non dovrebbe mancare molto. Comunque, se non trovate l'elfo, basta che fate tutto il percorso e lo troverete. Ok. È inutile, vi ho tagliato diciamo tutta la parte del sentiero montano perché non succede nulla, quindi possiamo uscire dal sentiero montano. E a questo punto scendiamo verso l'unica zona possibile e raggiungiamo il villaggio dei castori. Ovviamente non ci sono strade alternative, non ci sono deviazioni, quindi eccoci qua. Umani, scappate, scappate, ci sono gli umani. Ehi, aspettate, stupide palle di pelo. Mannazione, sono tutti scappati. Ehi, che state a fare lì, impalati? Dobbiamo prenderne uno o no? Io tipo proprio calcio alla talpa praticamente. Come potete notare sono tutti scappati, quindi non c'è praticamente nessuno che ci rivolge la parola, perché... Anche i castori sono coinvolti in tutto ciò, hanno paura. Ma noi dobbiamo andare a parlare con chi di dovere, con il capo. Ehi, questa non è chiusa. What's this ball of fur? Hello! Welcome, everyone! Wow, the ball of fur Palla talks! Di lana. I am the head of Beaver Lodge. Fuwala Fuwalu is my name. No, that's all right. I really don't need to know who you are, where you're from, or what you came here to do. Yeah, I don't want to have to be involved, you see. Huh?
Except, young man there, you're from Lord Lake, aren't you? Yeah, that's right. I see. I guess I really do have to speak then. We really want to apologize to the people of Lord Lake. We're very, very sorry. Huh? What good are apologies gonna do? Because of that stupid fortress you built, Lord Lake is ruined. Now what are you gonna do about it? Listen to him talk. You humans were the ones who got us involved in the conflict in the first place. Come on, Maroon. That's enough now. But Elder... Now, brother, don't be so confrontational, okay? My name is Maroon. I am the one who designed that fortress and gave all the orders when it was being built. If anybody, blame me. What? The Godwins could have easily wiped us out at any time if they'd wanted to. We didn't have a choice. I don't expect you to forgive us. But I wanted you to know what we were up against. Wait, back up a second there. Did I just hear you right? Did you just say you designed that fortress? Huh? Yes, that's right. Great, then you can tell us how to destroy it. Huh? These guys said they want to wreck that fortress, so tell us how to do it. What did you say? Is that really true? Sì, è vero. Capisco. Perciò è per questo che accade. È questo che accade nel mondo degli umani, eh? Patriarca, aiutiamo questa gente. Non mi piace essere coinvolto di nuovo in un conflitto tra umani, ma dobbiamo rimediare a ciò che abbiamo fatto. Lo penso anch'io. E allora vuol dire che, però, la fortezza è enorme. L'unico modo per distruggerla sarebbe farla a pezzi un po' alla volta. Sarebbe del tutto inutile speronarla con una nave. Perciò non so se possiamo essere di qualche aiuto. No, ci deve essere qualcosa che possiamo fare per aiutarli. Principe, portatemi con voi, voglio darvi una mano. Grazie. Sembra che verrò con voi, Toma. Spero non ti dispiaccia. Non mi dis... Vabbè. Calmo, Toma. Ok. E qui noi lo possiamo mettere, sì, nell'entourage, perché tanto non mi interessa utilizzarlo. Ok, qua prendiamo il pezzo fluente. Se c'è qualcosa di cui hai bisogno, cliente, faccelo sapere. Ok. Proverò a pensare a cosa possiamo fare anche noi. Va bene. Oh, eccoci qua. Ah, principe, vi siete già incontrato con i castori. Lucrezia, che ci fai qui? Beh, ho i miei motivi. Allora, com'è andata? Capisco. Allora avete avuto la collaborazione dei castori, eh? Ma ancora non sappiamo con l'esattezza come abbattere la fortezza dell'odio, giusto? Come facevi a saperlo? Perché tu sei con il principe, no? Perché sono con il... Ah? Cos'ha questa umana? Sembra che ci servirà il suo aiuto, dopo tutto. Principe, mi spiace chiedervi di correre da un posto all'altro, ma potreste recarvi al lago Ceras. Lì c'è un... mio amico. Gli ho già spiegato la situazione, potreste andare a incontrarlo? È un po' misterioso, ma non è cattivo. Beh, ne sono proprio sicuro, non ne sono proprio sicura, ma posso dirvi almeno che non vi ucciderà subito. Ah? Chi sarebbe questo uomo misterioso che potrebbe essere o non essere cattivo? È l'uomo che potrebbe avere la chiave per distruggere la fortezza dell'odio. Davvero? Eh? Che succede là fuori? Che ci fanno tutti questi umani? Oh, tu devi essere Fualu Fualu. Sì, esatto. Io sono la stratega del principe. Mi chiamo Lucrezia. Piacere? Scusa la domanda diretta, ma dobbiamo costruire immediatamente una cosa per salvare Lord Lake. Vi andrebbe di darci una mano? Costruire cosa? Qualcosa per salvare Lord Lake? Esatto. Interessante. Potresti spiegarti meglio? Lo farò.
Anzi, vorresti venire con me nel punto della costruzione? Con piacere. Torno subito, patriarca. Non ci mettere troppo, però. Murron, buona fortuna. Anche a te, Marron. Allora, principe, potete andare al lago Ceras come abbiamo deciso? Ok. Il lago Ceras si trova praticamente dal villaggio di Yushina. Bisogna andare verso sud-est. Ci saranno tipo delle pietre biancastre dove tu praticamente fai lì l'interazione e poi ti dà l'accesso al lago Ceras. Vediamo se te lo dice lei. Ecco, vedi? Ah no, è a sud-ovest del villaggio di Yashuna. Oddio, pensavo, mi ricordavo sud-est, invece no, era sud-ovest. Vabbè, ok. Vabbè, una cosa del genere. Quindi dovremo andare lì. Ma questo lo faremo la prossima volta. Perché per il momento è tutto. E quindi, alla prossima.